tutti raga, io sono Andre Gamer e oggi siamo qui in un nuovissimo video. Oggi siamo su Pokémon versione Smeraldo. Questo è il secondo episodio. Ah, scusate, ho sbagliato file. È per questo che non me lo faccio vedere. Mi pensavo che non avevo salvato. Ero spaventato, tipo. Eccolo qua. Pokémon Smeraldo. L'abbiamo ritrovato, ma ero spaventato tipo tantissimo che non l'avevo trovato. Scusa. Lot. Ok. Come vedete, ci eravamo rimasti ad Albanova. Come vedete, raga, meno male che ho salvato con la cosa di My Boy, perché sennò non andavo da nessuna parte, perché Pokémon Smeraldo è stato rippato male e quindi i salvataggi fatti male, le cose. Comunque, lottiamo, dai, che almeno ce lo potenziamo il nostro Torchic per la lotta contro Vera, che dobbiamo pure curare ovviamente. Se abbiamo livello 7, impariamo fuoco all'energia. Mi piacerebbe comunque averlo almeno a livello 8, perché così non siamo svantaggiati nella battaglia contro Vera. Ecco qua, abbiamo shottato e possiamo andare. Comunque, che avevo chiesto nello scorso episodio se velocizzando vi dava fastidio e mi avete risposto di no. Quindi io l'ho mantenuto, non l'ho tolto. Se invece mi dicevate che vi dava fastidio, lo toglievo. Però mi avete detto che, cioè, non mi avete detto niente, quindi lo tengo, lo terrò. Allora, combattiamo contro questo Zigzagoon livello 4. Già iniziano a salire i livelli. Attacco di torci scala. Attenzione. Sì. Ok. Questo è l'ultimo e poi al centro Pokémon di fila proprio. Graffio ovviamente. Boom. Quasi, ce l'hanno quasi fatta comunque. Cioè, incredibile. Questa lotta non subiamo danni. Ok. Saliti a livello 8. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Possiamo andare a curarci Pokémon e affrontare Vera. Raga, così ce la facciamo di sicuro, perché voglio dire, di altri Pokémon non ne posso avere perché non ho Pokéball. Devo battere Vera per avere almeno una Pokéball. Cioè, come batto Vera o che me ne dà 5. Allora, facciamo questa benamata lotta. È il turno di Mudkip. Tanto lui non ha mosse di tipo acqua, quindi raga possiamo stare tranquilli. Però vabbè, lo shottiamo, 4 colpi e KO. Guarda, altro poco a livello successivo. Ora capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te. Vabbè, è ora di tornare al laboratorio. Io affronterei un altro Pokémon, perché sai com'è, non se ne ha mai abbastanza, cioè, oddio, uno decente con cui posso livellare fino al livello, posso salire fino al livello 9. Per favore, questo penso dovrebbe andare bene.
Ok, possiamo ritenerci soddisfatti. Un livello in più per la nostra battaglia. E andiamo dal laboratorio, dal professore. Dobbiamo tornare al professore laboratorio. Ok, siamo tornati qui nel laboratorio del professore. Oh, ciao Andri, saputo che hai battuto la prima volta, eccellente, Vera mi aiuta sempre a condurre le mie ricerche. Vera ha già molta esperienza come allenatore. Tieni, Andri, ho ordinato delle mie ricerche, vorrei che questo Pokédex lo usassi tu. Andri riceve il Pokédex. Il Pokédex è un dispositivo di alta tecnologia che registra automaticamente ogni Pokémon visto catturato. Vera lo porta sempre con sé, ogni volta che cattura un Pokémon raro il Pokédex ne registra i dati. Poi Vera mi cerca, anche se sono fuori per i miei studi. Me lo fa vedere. Ehi Andri, ora hai un Pokédex anche tu. Fantastico, guarda il mio, guarda, una cosa per te. Hai ottenuto Pokéball. Ok, 5 Pokéball. Il tende cattura un sacco di Pokéball. Andrò in giro dappertutto in cerca di diversi tipi di Pokéball. Trovo diversi e li catturerò con le Pokéball. Allora, raga. Aspetta Andri, ho finalmente le scarpe da corsa. Tu visi dal professor Birch? Oh, che Pokémon adorabile, te l'ha dato lui. Che gentile. Sì, sei proprio come tuo padre, tu e Pokémon state proprio bene insieme. E tesoro, se pensi di partire per un viaggio, metti delle scarpe da corsa, ti faranno andare più veloce. Però io non capisco la cosa delle scarpe da corsa per correre, cioè la gente ha imparato a correre anche senza le scarpe da corsa. Cioè, voglio dire. Cioè, guardate. Vabbè. Allora, io questo ci terrei a non catturarlo, terrei a catturare quelli là del percorso, quello lì. Prima di tutto, centro Pokémon, prima tappa, centro Pokémon. A curare i Pokémon. Seconda tappa, Pokémarket. Perché andiamo a comprare la roba. Pokémon. Una. Boom. Antidoto. Ma vabbè, finiamo gli ultimi risparmi in Pokéball. Gli ultimi 100 euro nostri nell'antidoto. Non ce ne frega niente. E la nostra prossima tappa sarà catturare un Pokémon. Decente, vabbè. Quello non è un allenatore comunque. Rupla. Niente di meglio, vabbè, io lo catturo, sai com'è? Voglio dire. Ok, non l'abbiamo shottato. Sai com'è? Io lo catturo comunque. Ovviamente è catturato perché siamo dei pro. Inserito nel Pokédex, sì, vuoi dare un soprannome? No. Catturò un bel gruppetto di Pokémon. E pensi che a noi interessi qualcosa? Questo è il primissimo allenatore, a parte Vera. Questo è il primissimo allenatore dopo Vera. Comunque la nostra città successiva sarà, indovinate un po', Petalipoli. Una città molto petalosa. Ok raga, lo so, questa era pessima. Raga, questa era pessima, dai. Questa era pessima. Pokémon magari, grazie. Zigzagoon. Graffio, ok. Zaino. Pokéball. Alleniamoli un po' perché sennò non si va da nessuna parte senza allenare pure questi Pokémon, che sennò siamo svantaggiatissimi. Allora, prendiamo Zigzagoon, va? E magari. Vabbè, sì, va bene. Allora, ecco qui Zigzagoon ancora. Lo abbatteremo con Zigzagoon. Eh sì. Ma va. Eh sì, vabbè, sì. Prendiamo
Prima avrei dovuto curarli, magari. Ma dai, ma è più forte questo. A questo punto, invece di scappare come dei fessi, mandiamo Torchic. E finiamo l'episodio con questa kill epica. Stavo dicendo, finiamo l'episodio con questa kill epica. Andiamo al centro a curarci i Pokémon. Non al centro di Hoenn, al centro Pokémon. Anche questa era pessima. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questo video con tutti i vostri amici per fargli vedere il mio canale. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video, raga. Ciao!